State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Tu sei proprio napolitano! C'è il presidente. In Italia un solo uomo combatte per salvare la nazione. Richiamato al trono mentre stava in mutande alle Maldive. Ma mannaccia Maradona! Direttamente dalle guerre puniche, ecco a voi il politico usato come scudo spaziale dalla famigerata casta. Lui è bello, è forte, è buono. Lui è Giorgio Napolitano. Maradona è medio velè. Roma è di fatto. Dov'è? Che bella cosa, la canta sola. Che bella cosa, l'aria serena. È serena, serena. Sì, sì, che bella cosa fare presidente. Che bello sentirlo senza così, nessuno che ti rompe un dente. Perché? Presidente, dovrebbe fare una telefonata all'onorevole Alfano. Mannaggia Maradona, ma quello conta come il due di bastoni quando la briscola è spade, che lo chiama a fa. Presidente, visto che entrambe siete in un momento delicato, meglio tenerlo buono. Ma non potesse chiamar Rosy Bindi. No, presidente, la Rosy è meglio lasciarla perdere. Adesso sta all'antimafia. Ah, faccilo capire. Via, via. Facciamo sto numero di queste delle marche. Attenzione. Sì, delle marche? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e due. Ma che razzo di numero questo tiene? Ma questo tiene assai problemi, mamma. Sì, sì, ecco lì. E no! Ah, così. No! Lo voglio anch'io questo effetto. Carissimo Angelino, a nome dell'Italia, da nord a sud, isole incomprese, comprese, senza imprescindibili particolarismi, e non so che voglia dire, ma boh, dico sempre così, ti invito a fare qualcosa di concreto per la nazione. Bravo. Perché, come detto davanti a tutti, voi politici non dovete essere inconcludenti. Bravissimo. Datevi da fare, facite qualcosa, o almeno tu fai finta di fare qualcosa che ti riesce bene da vent'anni. Capisci che non è facile stare a braccetti con chi lo là. Però, visto che la pelata ci accomuna, da presidente napolitano di nome e di fatto, ti invito a pensare a qualcosa di utile all'Italia. Sì. E ti do un consiglio davvero amico. Quale? Angelì, vattene! Oh, presidente, bravissimo! Che autorità, che polso! Che polso, Che polso! E dovevi vedere sto polso come viaggiava quando tenevo 15 anni. Ma cioè? Ai, ma tu la conosci a Federica? No, Federica chi? No, M2O.